Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi fa caldo, sto sudando, veramente. L'uomo Sintolo è arrivato anche in Italia, ragazzi, ed è siciliano, ma poi proprio in Sicilia si è dovuto andare a rompere scatole. Un saluto a tutti i miei amici siciliani. Io sono capitato su questo video di TikTok, ha fatto 1.3 milioni di visualizzazioni. Di questo tizio qua si chiama Eros, soprannominato, chiamiamolo Olio Man. Guardiamo il video. Eccolo qua. Eros, dai, ti devi allenare. Guardate quanto olio c'è dentro quelle spalle e dentro quelle braccia. Potrebbe cambiare l'olio a 10 motori, facile. Come ti sei ridotto, bro? Ma perché? Spiegami perché. Voglio solamente perché, Eros, perché? Per favore. È una mia grandissima curiosità. Altro video. Questo povero ragazzo, occhio che se scivoli, bello mio, ti frantumo tutto quell'olio che sta a perdere quel tizio a fianco a te, fa attenzione. Ma poi con gli stivali, Eros, a 57 gradi all'ombra, ci spieghi? Olio Man, nuovo idolo dei bambini. Porca miseria, come sei ridotto. E allora, Eros, io noto che tu sei molto spiritoso, no? Però, allora, c'è poco da fare allo spiritoso, ma adesso cerchiamo di essere seri. Qualche giorno fa è venuto a mancare Vladir Segato, è morto. Chi è Vladir Segato? Ormai lo conoscono tutti, ci ho fatto anche un video a riguardo. È quel brasiliano che si faceva di Sintol dalla mattina alla sera, nonostante i medici gli abbiano detto di fermarsi, invece lui no, ha continuato ed è morto. Vuoi fare questa fine? Io ovviamente non ti auguro di fare questa fine, veramente non te lo auguro, però guarda quanti cazzo di effetti collaterali ha quella roba che tu ti stai mettendo sotto la pelle. Che poi ho trovato il tuo profilo Instagram e la biografia mi ha fatto spaccare a ridere. Cioè, a parte che sei sposato, atleta IFBB, ma stai scherzando? Atleta IFBB. Cancella sta cosa, che se te beccano veramente gli atleti FBB ti fanno un culo quanto a una capanna. Non ti puoi permettere di scrivere una cosa del genere. Te presenti in gara così, ti mandano a calci in culo all'istante. In gara vengono valutati i muscoli, non l'olio. Ma da dove vieni, bello mio? Togli sta roba. Coaching online, ecco, questa cosa qua mi ha fatto pure innervosire. Coaching online e tu assomigli a questo? E osi scrivere coaching online? Cosa vuoi insegnare alle persone? Come cambiare l'olio? Leva sta biografia, facci il piacere a tutti quanti, per favore. Mi devi togliere questa curiosità. Perché hai fatto questa scelta? Ovvero iniettarti dell'olio sotto la tua pelle. Perché a me la prima cosa che mi viene in mente è: ti sei incominciato a bombare, non ti piacciono le tue braccia, non ti piacciono le tue spalle, nonostante tu ti stia bombando, non riesci a crescere come tu vuoi, e quindi cosa fai? Hai deciso di mettere il Sintol facendoli crescere. Ma vuoi capire che quello non è un muscolo, ma è solamente dell'olio? Che poi fa schifo, non si può vedere, ok? Ragazzi, io sono il primo a dire ognuno fa quello che vuole del proprio corpo, non lo metto in dubbio. Però te mi puoi scrivere coaching online e ti fai di Sintol dalla mattina alla sera? Ma cosa vuoi insegnare alle persone? Che poi, io no, scorrendo sul tuo profilo Instagram, ho trovato questa foto qui. Ma non stavi meglio qua? Fisico da spiaggia, bello tirato, qua stavi bene, stavi preciso. Guarda come ti sei conciato adesso invece. Cioè, pure dentro le labbra ti sei messo il Sintol. Mannaggia te, Eros, mannaggia. Che io poi, no, ho capito da chi tu hai preso. Osservando il tuo addome, noto che hai ricopiato lo stessissimo tatuaggio a Rich Piana. E che fine ha fatto Rich Piana? Buon'anima, riposa in pace. È morto anche lui. Vladir Segato è morto, Rich Piana è morto. Non ti sto augurando di finire come loro, Eros. Spero che con questo video, mentre tu stai guardando questo video, tu ti sieda 2 minuti e ti rimetti in questione. E ti chiedi, ma ne vale veramente la pena che io continuo a fare questo quello che sto facendo? Ripeto, hai letto un po' gli effetti collaterali che ha quella schifezza che ti stai mettendo sotto la pelle? Cioè, ci arrivi sì o no? Che tra l'altro sei dell'85, ho visto che c'hai 37 anni, ti rendi conto? Sei giovanissimo. E sei sposato, tra l'altro. Ma scrivere atleta IFBB penso che sia proprio il colmo, eh. Cioè, penso che sia proprio il colmo. Lo vuoi capire che Sintol è veramente la cosa più schifosa del mondo del bodybuilding? Bodybuilding sta per costruire massa muscolare, non iniettarsi dell'olio. È un insulto a tutti i praticanti del bodybuilding. È il veleno di questa disciplina. Leva sta biografia, facci un piacere a tutti quanti e spiegaci perché hai deciso di fare questa scelta così stupida. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto,
lasciate un like, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale e noi come al solito ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao ragazzi.